nelle puntate precedenti. Eccoti qui, ti amo già. Io ti aspettavo già quando avevo 6 anni, sai. Comunque piacere, Marcus. Paola. Ho qui con me la chiave per la tua felicità. Ma l'avrai solo in cambio di un bacio. Non posso, io sono fidanzata. Solo uno. Lui non lo saprà mai. Bottana. Solo uno. Come Marcus, Jenny! Essere una donna è di più, di più, di più, di più. Paola è libita. Un altro omosessuale, ho tradito anche il mio amore. Oddio, oddio, non mi sento bene. Oddio, oddio. Ma cosa è successo? Non ricordo. Marcus. Ho baciato un certo Marcus. Choppy, svegliati, dai. Choppy, svegliati, dai. Ah. Ma che stavi sognando? Ti agitavi? Mi sa che era un incubo. Non lo so, però la Madonnina non promette bene. Choppy, ma come ci siamo finiti qua? Oh, ma è sangue! Meno male. Comincio a preoccuparmi. Sì, lo so, di te mi posso fidare. Se Paola avesse conosciuto le perverse fantasie di Choppy, forse non sarebbe stata così tranquilla. Se avesse saputo del suo desiderio di frustarla come gli schiavi dell'amistad, o della sua intenzione di avvelenarla con un po' di cicuta disciolta nell'acqua, o della volontà di farla annegare da un serial killer,
Se Paola avesse saputo tutte queste cose, forse si sarebbe fidata di meno. Ti sottende, Billy. Anche io. Paola e Choppy decidono di allontanarsi dalla grotta misteriosa. Sono sconvolta, non mi era mai successo una cosa del genere. Ti ho detto di lanciare la zona. Dici? Ma sarà per questo che ho questa faccia? No, infatti l'ho ammazzato. Non capisco come sia potuto accadere tutto questo. Ciao nonna. Pensavo a quello che ho fatto a Carlo. Voglio dire, lui mi ama. Io gli ho fatto una cosa terribile. No, ho baciato un altro Choppy. Eh già. Scusa, ma tu che ne sai? Chissà perché non è venuto l'appuntamento, non mi ha nemmeno chiamata. Ci deve essere anche un modo per romperla. E quella cos'è? Non si capisce niente. Rosa, rosa. Ma questo? Questa è una declinazione latina. Ma cosa vorrà dire? Paola decide di uscire dalla grotta. Choppy, ma c'è un modo per tornare a casa? No. E quale sarebbe? E dove andremo? Di nuovo, questo posto è assurdo. Vuole entrare? Benvenuta, vuole passare? Ma perché? Prego,